Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, a volere questo festival e incaricando il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali e il Pontificio Consiglio per la Cultura, insieme a Fondazione Ente dello Spettacolo, di portarlo avanti. Esatto, perché già il titolo, quando il cinema guarda e non passa, verrebbe da dire tutto il cinema dovrebbe essere così, poi in realtà non lo è. Nella grande crisi della pandemia abbiamo compreso che la salvezza non poteva venire dal chiudersi nelle nostre case, nello stare da soli, evitare il contatto con gli altri per paura del contagio. È una strategia che è durata poco. Abbiamo scoperto che la salvezza sarebbe arrivata dall'apertura dell'altro, dall'accoglienza dell'altro, dal prendersi cura vicendevole. Così ne stiamo uscendo, così in parte ne siamo usciti. Ecco allora il titolo di questo festival, che ha questa precisazione nel sottotitolo: il cinema che guarda e non passa. Ovviamente dietro c'è un'eco evangelica, c'è la parabola del buon samaritano che, a differenza dei due che l'hanno preceduto sulla strada da Gerusalemme a Gerico, ha visto il ferito, non l'ha solo visto ma l'ha guardato, è nata una relazione tra i due e l'ha salvato. Ecco, immaginiamo, amiamo, proponiamo in questo festival un cinema così. Un cinema che guarda l'uomo e si ferma. Il nostro festival è un festival in presenza e per partecipare bisogna andare al cinema. È un messaggio appunto anche questo. E riapriamo un cinema storico di Roma, il Cinema Doria, nel quartiere Trionfale, chiuso da tanto tempo, che per questo festival riapre. È bello vedere in queste ore la gente che passa, si ferma, chiede.